Buonasera e bentrovati in Fatti Nostri, puntata straordinaria come vi avevo preannunciato la settimana scorsa per due ragioni. La prima è che questa sera è giovedì e quindi ne abbiamo aggiunta una in più rispetto a quella del venerdì, perché, e questa è la seconda ragione straordinaria, è che dedichiamo in questo mese di marzo le nostre puntate di Fatti Nostri a conoscere i candidati alla carica di presidente della regione Veneto. Fine mese andremo alle elezioni, dunque noi abbiamo intitolato queste nostre puntate Governatore per un'ora, per dare un'ora di tempo ai candidati governatori appunto della regione per raccontarci che tipo di Veneto hanno in mente per il futuro. È un modo per conoscere loro, un modo anche per fare il punto su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, insieme a degli ospiti in studio che in qualche maniera presenteranno questo variegato mondo, il punto su questi nodi cruciali e interrogheranno in qualche maniera i candidati governatori. I temi sono quelli dell'altra volta, quelli che amiamo in maniera particolare sottolineare, come la famiglia, il mondo della scuola e dell'educazione, il mondo del lavoro, il mondo dei giovani, il mondo anche degli anziani, che non sono l'ultima pedina di questa società, ma stanno diventando sempre più protagonisti e hanno sempre più bisogno anche di aiuto. Come la volta scorsa, a condurre questa puntata di Fatti Nostri, governatore per un'ora, eccolo qui con noi, Edoardo Pittalis. Buonasera e bentrovati, siamo al nostro secondo appuntamento, governatore per un'ora, e presentiamo i 7 candidati alla presidenza della regione. Naturalmente 7 con schieramenti diversi alle spalle, con ambizioni differenti, con sogni diversi, però almeno per un'ora davanti ai nostri telespettatori saranno governatori e potranno Benissimo. dire quello che pensano. Allora io lascio il microfono a Edoardo Pittalis, editorialista del Gazzettino, molto conosciutissimo per gli amici di Telechiara, e che ci presenterà gli ospiti e il candidato governatore di questa sera. Partiamo A subito te, dal Edoardo. candidato governatore, molto giovane, si chiama Davide Borrelli, ha 38 anni, è trevigiano, è consigliere comunale a Treviso della lista Grillo, ha un passato movimentato da studente a lavoratore, è stato pizzaiolo per pagarsi gli studi, oggi fa il tecnico informatico, ha molti hobby, ne parleremo dopo, ama lo sport, ma soprattutto che ci azzecca, direbbe Di Pietro con Beppe Grillo. Intanto buonasera a tutti, io probabilmente anche forse per il mio lavoro, per cui facendo il tecnico informatico uso massicciamente la rete internet e attraverso la rete internet nel 2005 ho conosciuto il blog che Grillo aveva aperto proprio in quell'anno lì, ho cominciato a informarmi attraverso il blog di cosa stava succedendo nel mio paese perché vedevo che le cose che trovavo scritte là non trovavo scritte altrove. Ho attraverso il blog ho conosciuto dei ragazzi, delle persone che vivevano nella mia stessa città e che condividevano appunto questo mezzo di informazione. Abbiamo cominciato a incontrarci, a trovarci, a organizzare delle cose nel territorio, soprattutto legate all'informazione. Abbiamo conosciuto Grillo da lì a pochi mesi anche personalmente, abbiamo capito qual era il suo progetto e abbiamo iniziato questo percorso Allora, insieme. prima di conoscere meglio il nostro candidato di questa sera, vi presento gli ospiti. Nicola Berti, che è presidente dell'Associazione Famiglie Numerose, Antonio Berto, vicepresidente della FISM di Padova, Tino Bedin, presidente dell'Istituto di Riposo degli Anziani di Padova, uno studente del coordinamento della Rete Studenti Veneti, Marco Zabai, e una giornalista, Lietta Zanata, del Treviso, del gruppo Epolis. Con loro dopo cercheremo di capire meglio che cosa si propone Borrelli una volta diventato, come si augura lui, almeno presidente della Regione. E adesso vediamo subito un ritratto di Borrelli, però questa volta più che presentarsi da solo, si fa presentare da un amico. Borrelli, 38 anni, tecnico informatico, originario di Treviso, nato e cresciuto nel capoluogo della Marca Trevigiana.
adesso consigliere comunale della città di Treviso per il movimento Beppe Grillo ed uno dei candidati per la carica di presidente della regione Veneto per le prossime elezioni del 28 e 29 marzo. Ma andiamo a conoscerlo un po' meglio, andiamo a conoscere Davide un po' meglio attraverso le parole di un suo amico, un amico che ha conosciuto quando era ragazzo, quando aveva soli 19 anni. Siamo a casa infatti di Paolo De Rossi, un caro amico di Davide. Andiamo a conoscerlo. Ci siamo incontrati nella pizzeria La Piola, dove lì ho iniziato a lavorare come cameriere. Lui faceva già da un anno, mi sembra, il pizzaiolo, l'aiuto pizzaiolo. Com'era David a 19-20 anni? Giovane come me all'epoca. Ed era, era un personaggio interessante perché usava la testa. Diciamo che era anche un po' testardo, diciamo, all'epoca. Adesso forse con l'età è maturato un attimo in più, come sono maturato anch'io, insomma. Però era una persona molto in gamba, diciamo, un gran lavoratore, lavora parecchio. Era appassionato di computer. Infatti adesso fa il tecnico informatico. Ecco, vedi, fa un sacco di lavori. E diciamo che anche lui era un tipo abbastanza passionale. Anche lui studiava e lavorava come te. Sì, sì, sì. Beh, quello, io sono un toro, lui era è un toro, dunque i tori generalmente lavorano, studiano, fanno tante cose per il benessere. A noi ci piaceva tanto giocare a calcio all'epoca, ci facevamo, dopo le partite, dopo il lavoro si facevano delle partite di calcetto, si organizzava la partita di calcetto, anche il pizzaiolo, cioè a noi piaceva tanto fare lo sport, movimento. E quello che mi colpisce veramente di Davide è la sua onestà, cioè che non dice una cosa per un'altra, cioè se la dice, la dice e la fa, basta. Allora Borrelli, tra grilli e tori, insomma, in questo zoo, dice il suo amico che lei è uno che se dice una cosa poi la fa. Ma sì, che cosa vorrebbe fare? Normalmente sì. Intanto preciso, sono rimasto testardo perché non la vedo come un difetto. È proprio quello che poi si lega al fatto di raggiungere lo scopo. Se dico una cosa la faccio proprio perché sono testardo, proprio perché la perseguo normalmente. Cosa vorrei fare? Ci sono tante cose da fare in questa regione, secondo me, ma la prima, quella che credo che abbia investito la regione Veneto come tutte le altre regioni d'Italia, è la crisi economica. Credo che questo sia il problema più grosso e credo che lì bisogna intervenire a tutti i livelli, come amministratori anche del proprio comune, e mi sto attivando in questo già da un po', già da alcuni mesi, perché credo che stiamo semplicemente investendo sulle cose sbagliate. Siamo usciti dall'ultima grande crisi degli anni 30 investendo sull'edilizia e sulle autovetture e stiamo continuando a fare questo. Ma mentre all'epoca aveva un senso, perché c'era una forte richiesta di questi beni, oggi abbiamo più case che cittadini e abbiamo un'autovettura a testa, per cui trovo che sia assurdo continuare a investire in queste cose. Ovviamente non stanno portando degli sbocchi, non stanno creando indotto e per cui di fatto la gente resta a casa dal lavoro. Credo che una politica assennata, un politico assennato debba investire in altre cose e ne abbiamo solo un'ampia scelta, dalla formazione alla tecnologia, alla bioedilizia, all'energia. Se noi cominciassimo a investire il denaro pubblico in questi settori in maniera molto più mirata, probabilmente si riuscirebbe a creare un indotto tale da poter far assumere le persone. Mi faccio fare una domanda subito da uno direttamente interessato al discorso del futuro, un giovane, quindi uno studente, quello più collegato. Zabai, secondo lei questo momento com'è? Intanto come giovani noi la crisi la viviamo ancora di più, dato che come studenti ci dicono che bisogna tagliare i fondi alla scuola pubblica perché da qualche parte bisogna tagliare. In particolar modo come competenze della regione parliamo dell'istruzione professionale, quindi del rapporto anche tra scuola e lavoro. Ecco, la domanda che volevo fare io era: il candidato Borrelli quanto ritiene importante il finanziamento all'istruzione professionale, dato che ci troviamo in situazioni anche a Treviso stessa, da dove lei proviene, dove ragazzi non possono andare a scuola perché non ci sono i fondi per finanziare la terza area, ad esempio? L'ho appena implicitamente detto, nel senso che secondo me è proprio la formazione è una delle cose in cui uno Stato e per cui anche una Regione dovrebbe investire di più.
è il futuro delle persone. Se noi non riusciamo a capire questo, io tra l'altro faccio un lavoro che è tecnico, e per cui immaginate quanto sia importante la formazione nel nostro caso. Ma mi sono reso conto, perché ripeto, non ho 90 anni, che effettivamente le cose che ti insegnano nella scuola sono alcune, poi quando si va nel mondo del lavoro quelle cose servono a ben poco, bisogna ricominciare, tra virgolette, da capo. Senta Borrelli, adesso abbiamo in linea la sua lista. Dovremo avere fra poco in linea Beppe Grillo, che è l'ispiratore della lista alla quale voi vi rifate, e soprattutto è un personaggio famosissimo, non ha bisogno di presentazioni, è molto più popolare dei politici, è ugualmente famoso, pur non apparendo mai in televisione. Buonasera Grillo. Grazie dell'ospitalità, saluto tutti. Ciao Davide. Ciao, come ciao va, Davide? Va tutto bene? Sì, sì. Per il momento sì. No, io sono, per dire agli ascoltatori, sono adesso in un aeroporto a Bari. Sto facendo questo giro in mezzo alla gente per le liste civiche 5 Stelle, dare una mano a giovani di 30 anni che dovrebbero cambiare la politica, perché l'idea di base è far entrare uno come Davide in un consiglio regionale, è come far entrare 30.000 persone, un terminale di un social network. La rete può progettare, può criticare, può essere la trasparenza. Pensate a un ragazzo così che entra e fa vedere i bilanci regionali sulla sanità, sull'energia, sui rifiuti, dove vanno a finire gli appalti, nomi, cognomi, società. Già quello sarebbe una grande rivoluzione. Sono tutti ragazzi incensurati, un'età media di 30 anni, senza essere iscritti a partiti, che partono dal basso con dei progetti. Senta Grillo, sì, mi dica. Che differenza c'è tra presentare un candidato nel Veneto e uno lei dice sono a Bari in Puglia? No, perché siamo in cinque regioni come movimento regionale, quindi siamo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Campania. Poi abbiamo anche delle liste comunali. Io sono in Puglia perché ci sono due comuni, Torre Maggiore e Andria, che hanno presentato delle liste per il comune, quindi per il sindaco, ma sono esperienze straordinarie. Guardate, veramente, sono esperienze che io sono in una roulotte, esco, pioggia, neve, grandine, insieme a questi ragazzi e in mezzo alla gente, e veramente senza farci un complimento, siamo gli unici che siamo in mezzo alla gente, io sono l'unico che giro, quando vedo qualche politico sono con dei marines attorniati da guardie del corpo, hanno una paura fottuta dei cittadini, e quando i politici hanno paura dei cittadini sono fuori gioco, fuori della storia, è finita. Noi abbiamo le 5 Stelle che sono i programmi che ci stanno prendendo tutti, siamo ben lieti che ci rubino le idee, ben lieti, sull'energia, sulle rinnovabili, sui rifiuti, sul wifi libero e gratuito, sui trasporti. Ha fatto più David Borrelli nel comune di Treviso che metà degli assessori dei partiti, e ha fatto la raccolta differenziata, ve l'avrà raccontato miliardi di volte, con Vedelago a costo zero, ha fatto risparmiare, farà risparmiare migliaia di euro al proprio comune, ai cittadini, ha riattivato centrali idroelettriche, ha fatto comunicazione tra il comune e i cittadini via Skype per evitare traffico e movimento dei cittadini stessi. Noi abbiamo le idee, noi siamo quelli che delle statistiche, quando vedete sui giornali, in televisione, che dicono PDL 40%, PD 38%, Italia dei Valori 27%, UDC 19%, noi siamo altri. Siamo altri, siamo orgogliosi di essere altri. Senta Grillo, sì. prima lei ha detto, presentando il candidato e i suoi candidati, sono incensurati. È una cosa importante in un momento come questo? È una qualità? È una qualità. No, ma non è una qualità, guardi, non è essere censurati, non è una qualità. Dovrebbe essere una normalità. È un tic. Cioè io, innanzitutto si scopre, tre o quattro giorni fa Schifani e Berlusconi si sono resi conto e hanno dichiarato che c'è la corruzione nei partiti. E sono tre giorni che rido, noi ci abbiamo fatto un V-Day per il Parlamento pulito. 350.000 firme giacciono ancora nello cassetto di Schifani, il quale dice bisogna togliere i corrotti dai partiti, e le 350.000 firme, che cosa sono i cittadini? Non entrano con le leggi popolari,
non entrano con il referendum, non li fanno filmare neanche i consigli comunali, non li fanno entrare nei consigli regionali, sono fuori da qualsiasi procedimento istituzionale. È l'ora di mandare a casa tutta questa classe politica, tutta, destra, sinistra, centro, sopra e sotto, e cambiare generazione, trentenni che partono dal basso con dei progetti, li portano i loro dipendenti in comune, in regione, in Parlamento, progetti che devono essere eseguiti dai dipendenti pagati dai cittadini, che sono i politici, che sono i rappresentanti dei cittadini, dipendenti. Bene, Grillo, voleva aggiungere qualcosa? Beh, parla con me, mi scusi. Voleva aggiungere qualcosa per Borrelli. Guardate Borrelli, cioè guardate in faccia, cioè guardate la lista di Borrelli, non prendono soldi pubblici, si finanziano con campagne che spendono 2.000-3.000 euro al massimo contro i cosiddetti avversari, che non sono avversari, che spendono qualche milione, si fanno fotocopie, autosovvenzioni, vendono magliette, stanno al freddo, prendono tutte le firme e riescono a portarle per primi a prendere 17, 18, 20.000 firme. Sono straordinari, mi hanno insegnato veramente moltissimo, sia per il mio lavoro, sia dal punto di vista umano. Sono io che ringrazio quei ragazzi lì, e ci sono in mezzo e ci saremo sempre in mezzo a loro. Quindi io vi auguro, il nostro nemico, i nostri avversari non sono PDL, PD-L, il nostro avversario sono i mezzi di informazione che continuano a depistare dove siamo, a non parlare, a non darci le piazze, a non darci il pubblico ufficiale per le firme. Dovete stare molto attenti, ragazzi. Quando andremo a votare, prendete un rappresentante di seggio, mettetelo dentro, controllate bene le firme. Ci hanno fregato un sacco di volte, parlano di forma e di sostanza. L'anno scorso alle comunali di Bergamo dei ragazzi hanno lavorato 2 mesi autofinanziando per prendere le firme, sono stati mandati fuori un'ora prima di chiudere il seggio dicendo che i fogli erano funzionati. Erano i fogli funzionati, l'hanno mandati via e non hanno detto niente, hanno imparato. E adesso non finiremo più di imparare, andremo lì con gli avvocati, andremo lì con dei rappresentanti dei nostri movimenti a controllare qualsiasi cosa. Gente che non è in grado di portare delle firme, che fanno firmare morti, liste false, che dicono che deve prevalere la sostanza sulla forma, gente che fa leggi incredibili, si firmano cose anticostituzionali, dove c'è scritto sulla Presidenza della Repubblica che il Presidente si è trovato di fronte a due grandi corte, cioè o doveva rispettare la normativa della legge o il diritto dei cittadini a votare, quando anche mio figlio Ciro sa che senza la legge non c'è il diritto, quindi sono insieme queste due cose, non sono separate. Quando c'è un articolo della Costituzione 72 che dice che il governo non può emanare un decreto su del materiale elettorale, lo capisce anche un bambino di 10 anni. Abbiamo un presidente che firma cose anticostituzionali, il lodo Alfano è stato considerato anticostituzionale, dovrebbe dare le dimissioni domani mattina. Abbiamo della gente che è malata di mente, hanno bisogno di aiuto dal punto di vista psichiatrico, il processo breve, il decreto interpretativo, giocano sulle parole, cambiano le parole, utilizzatore finale, escort, interpretativo, decreto interpretativo, hanno bisogno di aiuto, ma non da parte dei cittadini, da parte di neurologi specializzati. Bene, un abbraccio e caro Davide, ciao, faccio tanti auguri, ma sarò lì con te tra poco. Grazie, la ringraziamo, sì. Arrivederci. Ciao, e passiamo grazie, anche grazie la linea. Dell'ospitalità, grazie. Arrivederci. Ciao. Passiamo anche la linea alla pubblicità. A tra poco. Siamo tornati in studio con Governatore per un'ora, l'ospite di questa sera è Davide Borrelli per la lista Grillo. Vediamo subito, completiamo la presentazione di Borrelli con un altro servizio, questa volta è il suo sponsor che parla, il servizio come il precedente che avete visto è di Francesca Iuculano. Da
David Borelli ha incontrato Beppe Grillo nel 2005 ed è da là che è iniziato il suo impegno politico. Assieme a Maurizio Pamio e a Elis Favotto hanno fondato, loro tre assieme sono stati fondatori dei Grilli di Treviso. Due anni fa è entrato nel consiglio comunale della città di Treviso, ma cerchiamo di conoscere l'impegno politico di David attraverso le parole di Elis. Elis, quando hai conosciuto David? L'ho conosciuto praticamente quando ci siamo informati attraverso il blog di Beppe Grillo e assieme appunto abbiamo fondato questa associazione Grill Treviso per portare avanti tutta una serie di iniziative con lo scopo di portare l'informazione in rete, sulla strada, sulla piazza, farla conoscere la verità di quello che circola in rete più possibile a tutta la gente, i comuni cittadini. Nessuno si aspettava quello che ha fatto. Concretamente è riuscito, credo uno dei pochi casi, a realizzare il progetto Rifiuti Zero Costo Zero per oltre 80 scuole di Treviso. Poi il discorso delle webcam, lui è riuscito a praticamente fare in modo che tutti i consigli comunali siano in rete, quindi il cittadino comodamente da casa, collegandosi via internet, può guardare i consigli comunali. È riuscito anche attraverso le chat line, tra non molto sarà possibile collegarsi con il portale comunale e richiedere qualsiasi documento informativo, quindi una carta piuttosto che delle informazioni pratiche tecniche, avere una risposta dai tecnici predisposti e questo tutto comodamente senza muovere l'auto, senza inquinare, tutto da casa. Inoltre è riuscito a fare in modo di metanizzare tutti i mezzi pubblici del comune. È una persona pulita intendo che non ha nessun problema con la giustizia. Anche questo potrà sembrare una cosa banale, perché però da noi magari qua nella nostra provincia no, però in generale diventa già questa una caratteristica non da poco. E comunque sostanzialmente, a parte questa, è perché è un comune cittadino, non ha i partiti dietro. Un comune cittadino. Berti, è importante essere un comune cittadino agli occhi degli elettori? È importante, penso, perché un comune cittadino vive vicino alle famiglie. Ecco, io sono in questa trasmissione anche a nome e rappresento l'affismo provinciale che chiaramente coinvolge le famiglie dell'età di bimbi che hanno da 3 ai 6 anni in particolare e in certi casi anche i bimbi del nido. Quindi penso sia importante rivolgere al candidato governatore della Regione Veneto, ecco, anche una domanda o quantomeno di sapere da lui se conosce anche questa realtà delle famiglie che hanno i bimbi da portare nelle scuole materne, nelle scuole di infanzia e nei nidi e che si trovano costantemente in difficoltà perché le reti aumentano, in quanto da parte dello Stato, da parte della Regione e in molti casi anche dalla parte delle amministrazioni locali non c'è la dovuta attenzione finanziaria verso queste istituzioni, le scuole paritarie, che di fatto sono scuole paritarie sulla carta, nel senso che c'è una legge 62-2000, ecco, che le riconosce paritarie, però di fatto non hanno un riconoscimento finanziario e quindi anche le famiglie che hanno bisogno di questi servizi si trovano penalizzate, ecco, rispetto alle realtà statali o comunali. Ecco, dico questo perché specie nel Veneto, ecco, queste sono realtà che sono sussidiarie, voglio dire, al servizio dello Stato, della Regione e dei comuni. Ecco, nel senso che se non ci sono loro e accolgono circa 85.000 bambini, grosso modo, un 61% ecco, dell'età dei bimbi da 3 a 6 anni nella nostra Regione, ecco, dico questo perché se le scuole dovessero chiudere, voglio dire, non lo so dove lo Stato, la Regione e le amministrazioni comunali troverebbero le risorse. Ecco, questa un certo è una domanda che temi, volevo porre proprio. Da un certo tipo di temi un po' alti, la trasparenza, la giustizia e l'ecologia, siamo arrivati ai temi di tutti i giorni. Io aggiungo anche se domani mattina sparissero tutti i volontari, saremmo rovinati. Allora, io ho sempre detto questa cosa qui, normalmente quando si va a chiedere fondi per queste cose, io l'ho fatto nel mio comune, la risposta classica è non ci sono i soldi nei comuni, non ci sono i soldi nelle regioni, questi soldi non ci sono mai. Allora la battaglia che io sto facendo e che stiamo facendo come movimento è quella di andare a vedere questi soldi dove vanno a finire, perché non è possibile, voglio dire, siamo il paese più tassato d'Europa
spendiamo la metà dei nostri stipendi, vanno allo Stato e questi soldi poi non ci tornano mai indietro. Pensiamo alla sanità, per fare una visita occorre un anno, quando c'è bisogno di welfare i soldi mancano. E poi andiamo a vedere, vediamo che i politici vanno, hanno un vitalizio dopo una legislatura, andiamo a vedere i costi della politica che sono abnormi, andiamo a vedere che in qualsiasi cosa passi per le mani pubbliche ci sono tangenti, c'è corruzione, c'è tutto un flusso di denaro che sparisce dalle casse. I sindaci sono diventati dei croupier, giocano con i soldi pubblici, investono in azioni, fanno delle cose impressionanti, sono nate le partecipate, dentro ci va di tutto. C'è tutto un malaffare legato all'amministrazione pubblica che va sistemato. Io credo che bisogna liberare questi fondi, toglierli alla politica e darli alla gente. Questo è il progetto che noi abbiamo, che ci stiamo battendo da 5 anni su queste cose qua. Credo che lo Stato debba cominciare a vedere altre cose. Noi finanziamo i giornali, noi abbiamo fatto un V-Day proprio contro questa cosa qua. Noi diamo milioni di euro al Foglio, diamo milioni di euro a giornali di partito, poi ci mancano i soldi per la ricerca, ci mancano i soldi per la scuola, ci mancano i soldi per gli anziani. Ecco, io credo che questo non sia un paese civile, mi dispiace, ma credo che questo non sia un paese civile. Ma questo è un discorso nazionale, riportato... Questo è un discorso nazionale fino a un certo punto, perché io non lo so, perché ripeto, sono in politica da talmente poco, ma mi dicono che gli stipendi dei consiglieri regionali non siano poca cosa, le TFR di quando loro escono non siano poca cosa, credo che anche la regione amministra un bel po' di soldi, un bel po' di soldi. Ecco. Sentiamo Bedin, Tino Bedin, ecco, le esigenze invece di una categoria di persone che hanno anche problemi e che pure come pensionati sono lo zoccolo duro di questa società, di questo paese. È stato calcolato che senza i pensionati forse l'Italia oggi non andrebbe avanti. Beh, io farei una domanda da chi si candida a guidare la regione. E la gran parte dei soldi della regione sono destinati alla sanità e sostanzialmente al sociale o al socio sanitario. Quindi chi si candida a presidente della regione evidentemente si candida a gestire prevalentemente queste risorse. E i temi che abbiamo davanti sono molti in questo settore, gliene dico due, gliene pongo due in modo che i cittadini possano scegliere. E primo, chi gestirà la sanità pubblica in questa regione? Lei sa che c'è una tendenza a realizzare ospedali attraverso, tra virgolette, la finanza di progetto, cioè praticamente... Bedini, facciamo la prima domanda, poi proponiamo la seconda, in modo tale che dopo dobbiamo fermarci. Allora, questa è già molto rilevante dal punto di... Ecco, cioè, che è una maniera per privatizzare la sanità senza dirlo. Assolutamente. Il suo movimento come vede lo sviluppo della sanità veneta nel futuro? Ma perché usano il project financing? Usano il project financing perché non hanno una lira in tasca. Questo è il problema. Siccome quello che dicevo prima, i comuni, le regioni, lo Stato non hanno i soldi per fare le strutture che dovrebbero fare e per cui sono per forza costretti a dare in mano queste cose con appalti pubblici a privati, perché i privati con i soldi loro le realizzino. E poi questi privati com'è che ritornano del capitale? Con il servizio che offrono. Questa è la cosa grave, è quello che dicevo prima. Non è possibile che noi versiamo allo Stato le tasse e che poi i servizi che ci dovrebbero essere dati non ci vengono dati se non con il project financing. Questa è la cosa grave e io non credo che manchino i soldi. Io credo che i soldi siano mal gestiti e si parte da lì. La domanda politica è, siete per la sanità pubblica o per la sanità privata? Ma noi vogliamo tutto pubblico, noi vogliamo l'acqua pubblica, noi vogliamo la sanità pubblica e gratuita, noi vogliamo internet libero e gratuito, noi ci battiamo per queste cose, sono le nostre 5 stelle, noi pensiamo che un cittadino abbia dei diritti, paghi delle tasse e debba avere dei servizi e devono essere pubblici. Noi siamo alla follia, stiamo privatizzando l'acqua, lei si rende conto cosa vuol dire privatizzare l'acqua? È un diritto l'acqua, non è un bene, non è un qualcosa che può essere commercializzato, ceduto, anche se sotto forma di servizio. Siamo arrivati a fare anche questo.
Abbiamo privatizzato la posta, stiamo privatizzando gli ospedali, stiamo facendo qualsiasi porcheria, qualsiasi. Ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, grazie. Bentornati in studio, governatore per una sera, l'ospite di questa sera è Davide Borrelli del Movimento Beppe Grillo. Cominciamo a sapere, a capire cosa vuole la gente, cosa si aspetta la gente dal un futuro governatore di questa regione. Il servizio che mandiamo in onda è di Mirko Cavallin, la gente chiede. A chi sarà il nuovo presidente? Lei cosa chiederebbe? Io chiedo solo una cosa, che spiegavo al mio amico qua, che ho sempre votato da 18 anni e in avanti, fin adesso. Quest'anno non vado più a votare perché mi vergogno di tutta questa politica sporca che è in giro. Basta. Grazie. Non ci vado. Non va a votare? No. Perché? Ah, perché sono il figlio delle fantasie e speriamo che il caso porti meglio più della necessità. Grazie. Ma che continui a fare quello che ha fatto Galan, in grosso modo, mi pare che ha fatto abbastanza e quindi credo che Zaia sia in grado di continuare quello che ha fatto Galan. Auguri a Zaia. La viabilità che mi pare sia un po' scarsa, specialmente qua a Treviso. Un po' di ordine in questa città, cioè più ordine, non per niente, perché io ho paura di uscire di sera, sono già stata scippata. Mi hanno già portato via la bicicletta rubata, perciò ho paura. A chiunque sarà il nuovo presidente, la prima cosa che chiedereste? Migliorare la viabilità di San Pelaio, che fa schifo, non si può andare in bicicletta, le macchine corrono, passano i camion, è zona residenziale abbandonata. Dal punto di vista magari sociale, più guardando anche la regione un po' più a livello dall'alto? Cercare lavoro per i giovani, quello, dare delle opportunità ai ragazzi, perché non si può andare avanti così. Ma da parte mia la disoccupazione, cioè che si curi un po' di questa situazione grave che si protrae ormai da tanto tempo e si è fatto qualcosa per i disoccupati, sia ex dipendenti che anche quelli laureati, magari in proprio, che però ora non hanno lavoro. Cioè, io vengo di un posto dove realmente non c'è tanta organizzazione. Io sono contento come Treviso. Guarda, chiederle le strade. Le strade e che stiano attento con la neve, per piacere, mi raccomando. Ma per il resto io penso che stanno facendo delle cose belle. Opportunità per lavoro nel mondo dei giovani rispetto a quelle che ci sono ora. Aumentare le manifestazioni culturali e anche gli spazi verdi nelle città, magari. Allora, la gente chiede e affronta tutti i problemi, la cultura, il lavoro, la sicurezza, gli immigrati, la viabilità, sono davvero tanti. Borrelli, il primo che affronterebbe quale sarebbe? Ma il lavoro, ripeto, secondo me il lavoro oggi è una cosa primaria. Io sono rimasto scioccato una quindicina di giorni fa su un giornale locale di Treviso. In un giorno ci sono stati 3 suicidi, probabilmente legati a cause economiche. Ecco, credo che questa sia una cosa di cui bisogna preoccuparsi assolutamente. Il che lega poi anche alcune delle tematiche di cui parlavano i cittadini, per esempio il fattore sicurezza. Una persona che si trova improvvisamente senza denaro delinque, inevitabilmente delinque. Ieri ero in un'altra trasmissione dove davano dei dati sulla delinquenza, per esempio a Padova, e dicevano che nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 300%, molto probabilmente legata alla crisi economica, a questo fattore. Per cui credo che quello sia il primo intervento da fare. Ripeto, noi abbiamo un paese da ricostruire, mi creda. Non è vero che non sappiamo più cosa fare, che c'è una crisi a livello generale. Noi abbiamo delle case che consumano 10 volte quello che potrebbero consumare. Abbiamo una viabilità da riordinare, lo avete sentito dai cittadini. Abbiamo delle aree verdi da ripristinare,
una campagna a ripristinare. Abbiamo attraverso per esempio la possibilità con il credito edilizio di spostare le cose, possiamo accentrare le nostre zone industriali. Veramente abbiamo da fare da qui credo ai prossimi 300 anni. Manca la volontà politica ed è una volontà che manca secondo me per ignoranza, semplicemente perché queste cose non si sanno, si continuano a investire sempre sugli stessi canali. Ritorniamo a questi problemi del territorio, sentiamo Antonio Berto. Nicola Berti. Ah, Nicola, scusa. Non c'è problema. Niente, io chiedevo un attimo, essendo un po' rappresentante delle famiglie, sono qui in veste diciamo di rappresentante delle forum regionale, di capire come intende la lista Grillo nel momento in cui entrerà diciamo in regione, che politiche fiscali e eventualmente diciamo di conciliazione tempo-lavoro intende promuovere a favore delle famiglie, visto che le famiglie comunque sono, comunque si dica, sono il nucleo fondante un po' della nostra società, no? E quindi poi suppliscono anche le difficoltà poi in cui dicevamo prima, quindi è anche giusto trovare un modo per far tornare effettivamente quei soldi di cui parlavi prima. Volevo un po' capire che tipo di interventi progettate a favore, quindi dal punto di vista fiscale, a livello regionale, quello che si può fare, e dal punto di vista della conciliazione dei tempi di lavoro, quindi se pensate delle agevolazioni particolari, sì, a favore dei soldi, di promuovere il part-time, ma eccetera. Noi per esempio una delle cose che abbiamo sempre battuto, no? Per esempio riguarda, vabbè, solo in parte il problema, però per esempio pensiamo alla mobilità, no? Pensiamo oggi a quanto noi stiamo investendo su strade, ponti, eccetera, invece di investire sui servizi. Quante cose potremmo noi portare a casa delle persone senza che le persone si muovano? Allora, quando lei mi dice giustamente il fatto che il genitore debba portare i figli a scuola, eccetera, e poi deve conciliare con il lavoro e quant'altro, è chiaro che lì va investito lo sforzo maggiore, nel senso che possiamo pensare a cambiare gli orari, a sfasare gli orari scuole, lavoro, eccetera, possiamo farle queste cose, ma secondo me la vera sfida del millennio è quello di fare in modo che la gente si muova meno, che passi meno tempo in macchina, che possa lavorare da casa. Io faccio il tecnico informatico, faccio 60.000 km l'anno per fare un lavoro che per l'80% dei casi posso fare tranquillamente da casa mia e posso gestirmi come tempi. Per cui se io avessi un figlio o dei figli da poter accompagnare a scuola, eccetera, con un lavoro di questo genere io potrei tranquillamente farli convivere senza grandi problemi. Poi ripeto, le cose da fare ce ne sono tante, possiamo cambiare gli orari, possiamo sfalsarli, possiamo incentivare, possiamo limitare la pressione fiscale sulle famiglie in difficoltà, possiamo fare una serie di cose infinita. Però ripeto, dobbiamo guardare un po' più avanti. Io se vedo che purtroppo la politica di oggi ragiona a 5 anni, perché è la scadenza elettorale, per cui si arriva lì e poi dopo chi lo sa. Altre nazioni al mondo fanno, non so, penso al piano energetico, il piano energetico normalmente si fa di 20, 30, 50 anni, noi mercoledì prossimo siamo rovinati col piano energetico che abbiamo in Italia, cioè non riusciamo a vedere al di là di poco tempo, e secondo me invece certe cose in Italia sono strutturali e le regioni dovrebbero fare cose più strutturali. Borrelli, tra le cose emerse dalla gente, dalle dichiarazioni della gente, c'era una particolare. Proprio il primo ha detto: non vado più a votare. Sì. C'è disaffezione al voto, disaffezione alla politica e addirittura fatalismo. Io mi affido alla fantasia, sono figlio della fantasia, quello che viene viene, sarà meglio di quello che c'è. Ma noi siamo un po' figli di questa protesta, tra virgolette, no? Nel senso che Li capisco. Noi oggi perdiamo il contatto col politico, lo votiamo e il giorno dopo lui va in un altro pianeta e noi rimaniamo in questo, cioè l'Italia di Serie A, l'Italia di Serie B. Sì, però il rimanere in regione significa non andare tanto lontano. Provi a contattare un politico, provi a vedere il politico come si interfaccia con le persone, è difficile, si perde assolutamente, il politico, ripeto, va in un altro mondo, comincia a vivere una vita diversa, comincia a avere meno problemi e per cui non si rende conto dei problemi che ci sono. Credo che la Lega poi abbia avuto il successo che ha proprio perché invece è riuscito a mantenere un certo contatto con il territorio.
Noi siamo figli del territorio, noi nasciamo in ogni città come gruppo, conosciamo tutto della nostra città, siamo legati alle persone, alle zone. Ma non c'è il rischio che anche voi, lavorando per web, per internet, per YouTube, alla fine perdiate il contatto con la realtà? Guardi che è la rete internet la grande rivoluzione del millennio, è proprio attraverso la rete internet che lei mi può controllare e contattare in qualsiasi momento. Tutte le cose che io ho fatto nel Consiglio Comunale, di cui parlava anche Ellis prima, lei le vede in internet. Quello che io decido nella stanza dei bottoni in Consiglio Comunale, se lei va in internet adesso, digita il mio nome, vede tutto quello che io ho fatto, lei mi può controllare, mi può contattare, ho un blog, ho un blog per cui io scrivo una cosa, lei mi risponde. I progetti che io ho portato non sono idee mie, io non sono un genio, io semplicemente ho interagito con le persone in rete, con i cittadini, che mi hanno detto quello che loro sanno. Ne parlavo prima con il signore, è espertissimo del discorso delle scuole, benissimo, noi ci incrociamo in internet, mi spiega le cose, io le imparo e poi le porto dove serve, dentro nei palazzi dove le cose vengono decise. È questa la rivoluzione, questo è qua che si rovescia la piramide. È fondamentale. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie. Siamo di nuovo qui con il governatore Piero Nola, l'ospite di questa sera è Davide Borrelli del movimento Beppe Grillo, abbiamo conosciuto il candidato, abbiamo sentito la gente, abbiamo i nostri ospiti in studio che fanno le domande, sentiamo Lieta Zanata che è una giornalista del Treviso, quindi della città dove vive Borrelli, del gruppo Polis, probabilmente è lo stesso giornale che dava l'altro giorno 3 notizie di suicidi per crisi di lavoro. Non mi ricordo qual era. Ma come tutti gli altri, perché le notizie, soprattutto di quel tipo, sono notizie, sono anche drammatiche, si prestano a considerazioni profonde. È un tipo di società che viene ferita a morte, si può dire, proprio da cose del genere. Zanata, cosa voleva chiedere a... Io mi rifaccio al discorso che ha fatto prima sulla privatizzazione dell'acqua. Sì. Il Veneto è la regione che produce più energia idroelettrica. Sì. Come ci troveremo con la privatizzazione dell'acqua? Che progetti avete? Allora, noi abbiamo assolutamente difeso l'acqua come, ripeto, come bene e diritto pubblico. Deve rimanere pubblica. A Treviso fortunatamente questa realtà è pubblica, nel senso che attraverso le ATO si è giunti a un accordo per cui è rimasto pubblica, ma non è così in tutto il Veneto. E tra l'altro, riallacciandomi anche al discorso idroelettrico, faccio conto che proprio grazie a questa amministrazione di cui faccio parte riattiveremo 2 piccole centrali in centro a Treviso che si pagheranno in 5 anni, consideriamo quelli che sono i costi delle centrali nucleari o di qualsiasi altra forma di elettricità e pensiamo a quanto convenga, no? Per cui assolutamente questo è un bene che va tutelato e tra l'altro io ho fatto anche questo ragionamento in Consiglio Comunale, noi viviamo in un angolo di mondo particolarmente fortunato sotto questo profilo perché noi disponiamo di questo bene prezioso tutto sommato in maniera abbastanza tranquilla, ma non è così in tutto il pianeta, per cui innanzitutto c'è un grande lavoro da fare culturale sull'acqua, secondo me. Prima ancora della tecnologia, di come gestirla, eccetera, bisogna far capire che è un bene che non è illimitato, che va risparmiato, che non va sprecato, che è giusto utilizzarlo nella maniera corretta e dopodiché, quando si è fatto questo lavoro, bisogna anche gestire tutto il servizio, per cui l'emungimento, per cui tranquillamente la distribuzione, per cui le fognature, possiamo metterci dentro tutti gli aspetti tecnici che vogliamo. Però ripeto, l'acqua è un diritto, deve rimanere tale. Si parla tanto di federalismo fiscale. Sì. Una regione che produce tanta acqua ha diritto a un federalismo dell'acqua, diciamo così, idrico. Allora, ripeto, secondo me fare una campagna di questo tipo è pericoloso, nel senso che rischieremo di avere delle regioni che stanno a secco e delle regioni che la sprecano. Ripeto, è un bene per tutta l'umanità, non può essere un bene essenziale solo per i veneti. Va gestito il servizio idrico, vanno gestito dal punto di vista tecnico tutta una serie di cose
che mi va bene vengano studiate anche da una parte, tra virgolette, privata, però deve rimanere assolutamente pubblica e deve essere disponibile al più grande numero di cittadini possibili. Questo sentiamo i giovani, Zabbai, che cosa pensa a proposito dell'ecologia? Beh, appunto come c'era ricordato nel servizio prima, noi giovani sentiamo molto gli spazi, gli ambienti in cui noi viviamo, quindi il verde, l'ambiente, noi lo sentiamo naturalmente come uno dei temi fondamentali. Però io volevo anche chiedere un distacco tra le istituzioni e la società, che appunto è stato ricordato prima, si traduce anche in una mancanza di risposta delle necessità primarie. Tra le necessità primarie dei giovani ci può essere quella degli spazi dove poter passare il proprio tempo al di fuori della scuola, che non devono per forza sempre essere le proprie camere, ma può anche essere dei servizi che l'istituzione regionale o comunale o provinciale forniscono loro. Ecco, partendo anche dall'esperienza della sua città, che non fornisce assolutamente nessuno spazio ai giovani e anzi li ostacola in questo senso, quale potrebbe essere la proposta di spazi ricreativi giovanili e culturali all'interno della Regione Veneto? Allora, io non sono così d'accordo sulla prima parte del suo discorso, nel senso che secondo me i giovani si occupano troppo poco di ambiente, e lo dico secondo me a ragion veduta, nel senso che invece io me ne occupo pesantemente e massicciamente dal 2005, e credetemi che quando andavo in piazza a sensibilizzare le persone proprio su discorsi ambientali, le persone che più mi evitavano erano proprio i giovani, erano molto più attenti gli anziani su questo, per cui esorto tutti i giovani a fare molta più attenzione al proprio territorio, perché comunque è la base sulla quale si poggia l'economia e tutta una serie di altre cose che sono vitali. Detto questo, per il discorso, allora, io vengo da una città in cui è sparita la cultura e sono spariti gli spazi, tra virgolette, sociali. E nonostante questo, comunque, i cittadini continuano a votare questa amministrazione. Per cui delle domande io me le pongo, nel senso che dico, trovo strano che comunque si continui a votare questa cosa. Allora, faccia conto che quando io sono entrato in Consiglio Comunale, la prima cosa che è stata fatta è stata eliminata completamente la Commissione Cultura. Io mi sto battendo da un anno perché venga ripristinata e ancora non c'è. Gli spazi oggi noi abbiamo invaso gli spazi grazie a un piano regolatore demenziale, grazie a delle leggi urbanistiche demenziali, e per cui non esiste più lo spazio, l'abbiamo cementificato quasi tutto e per cui rimane molto poco. E se dopo ci mettiamo anche una politica, diciamo, un po' contraria a tutto quello che è sociale, il cerchio si chiude. Cosa fare? Io l'ho detto prima, secondo me bisogna rivedere completamente la città anche dal punto di vista urbanistico, cominciare a ragionare in termini completamente diversi da quel punto di vista. È una cosa lunga. Però la possibilità c'è, io ho visto in provincia c'è un piano fantastico che si chiama il PTCP, no? Il piano territoriale, che a mio avviso è il libro dei sogni, prevede parchi, prevede spazi verdi, prevede spazi per lo sport, prevede tutta una serie di cose che effettivamente mancano e che andrebbero fatte. Il problema è che non è vincolante, ogni comune poi può decidere se attuarlo o meno in forme diverse e per cui queste cose rimangono un libro dei sogni. La prima cosa, secondo me, è fare un progetto ampio che comprenda tutti i comuni, tutta la regione, ove possibile, e poi renderlo attuativo e vincolante. Allora le cose si fanno. Finché rimane una direzione politica, finché rimane un libro di intenti, rimarrà sempre quello. Allora, credo spazi, che questo sia. Spazi, bambini. Berto, c'era ancora una domanda che lei voleva fare. Sì, volevo riallacciarmi appunto agli ultimi ragionamenti, alle ultime idee che il candidato governatore ha portato in questa riunione, ecco perché ritengo che investire per la famiglia sia una delle scelte politiche che questa regione deve fare. Ecco, ritengo che specie nei quartieri ci sia bisogno veramente di creare forme di aggregazione attraverso gli spazi verdi, ma attraverso anche altre iniziative, che in particolare per le famiglie giovani, per le famiglie che hanno bimbi piccoli, rappresentano veramente un momento emotivo e anche un momento di unione e di conoscenza. Ecco, questo per evitare quartieri dormitorio, oppure per evitare anche cittadini arrabbiati, famiglie arrabbiate, famiglie stressate,
con enormi difficoltà anche a trovare veramente dei collegamenti con altre persone e con altre famiglie che vivono la loro stessa situazione. Borrelli. Ma anche come situazione di controllo, aggiungo, nel senso che io sono dell'idea che il cittadino oggi debba essere, tra virgolette, costretto a essere autonomo. Nel senso che, per esempio, pensiamo al discorso sicurezza, è impensabile avere un poliziotto per ogni persona, no? Non c'è questa soluzione. Allora, sicuramente noi abbiamo un problema culturale in questo paese, fondamentalmente abbiamo un problema culturale, lo abbiamo sui rifiuti, lo abbiamo sulla giustizia, lo abbiamo sulla legalità. Il cittadino italiano tende a, se può, a prendere scorciatoie, per cui dobbiamo cominciare a lavorare su questo, e chi può farlo se non la famiglia? La famiglia è la parte principale della nostra formazione, al di là della scuola è la famiglia, per cui se ci sono dei valori, se le persone crescono con dei valori, se le cose vogliamo migliorarle, è ovviamente lì che dobbiamo puntare, è ovvio. Ci fermiamo per l'ultimo stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci in studio con il governatore per un'ora, con il candidato alla presidenza della regione Davide Borrelli del movimento Beppe Grillo. Abbiamo visto cosa chiede la gente, abbiamo sentito cosa propone la lista di Beppe Grillo per una regione particolare come quella veneta. I nostri ospiti in studio hanno ancora delle domande da fare. Vorrei subito partire da Nicola Berti dell'associazione Famiglie Numerose. Cosa vuol chiedere al candidato? Sì, beh, diciamo, Ci siamo parlati e ho capito, insomma, che comunque attento alle famiglie, perché comunque poi nel Veneto sono, diciamo, il nucleo fondante, no, della società. E volevo però strappare una promessa, cioè, ok, vado in consiglio regionale, la prima cosa che faccio per le famiglie, cioè che proposta posso portare di nuovo rispetto al passato, che tipo di intervento posso fare per venire incontro ai problemi delle famiglie attuali. Ma credo che qui mi riallaccio alla posso domanda. Fare una proposta, per sì, esempio, certo. Non so, è l'abolizione del ticket fino a dei bambini fino a 14 anni. Attualmente fino a 6, con un tetto, diciamo, con un limite di reddito. Però, ecco, una cosa di cui diceva, beh, potrebbe essere interessante, naturalmente hanno le risorse e con i modi che dicevate prima, dire, beh, possiamo arrivare, per esempio, a una esenzione del ticket per tutti i bambini fino a 14 anni? Noi vorremmo esentare dal ticket tutta la popolazione italiana, non solo... Però, ok, allora, queste sono sicuramente cose che si possono fare domani mattina e che io sposo in pieno, ma sono cose tecniche. Sono cose tecniche che si risolvono in un consiglio regionale, prevedo, si decide e si fanno, non è un problema. La sfida che io mi pongo, e qua invece mi riallaccio più allo studente, no? È quella proprio della culturale. Allora, se noi creiamo gli spazi perché le famiglie possano interagire, noi possiamo creare una cultura diversa e in qualche maniera uscire anche culturalmente da questo impasse. Il resto sono soluzioni tecniche nella quale io sono d'accordo. Possiamo esentare dal ticket, possiamo togliere una pressione, possiamo diciamo alleggerire la pressione fiscale in mille modi, e là sono d'accordo. Possiamo anche incentivarli, possiamo dare, non so, l'aiuto. È che io sono un po' contrario all'aiuto a pioggia. Io, se una persona ha fame, sono più dell'idea che bisogna insegnargli a pescare che dargli un pesce. Perché ho l'impressione che poi le risorse, i pesci, prima o poi finiscono. Per cui bisogna creare quel tessuto sociale atto a che le cose si sviluppino, tra virgolette, da sole. Per cui dobbiamo creare gli spazi, dobbiamo creare la cultura, dobbiamo creare la formazione, tale perché queste cose possano crescere e svilupparsi in forma autonoma. Non può essere lo Stato che foraggia continuamente e, tra l'altro, anche in maniera sprovveduta. Dobbiamo mirare molto di più gli interventi in modo tale che si formino delle situazioni che possano poi crescere da sole. Io credo che questa sia la sfida. Quindi, diciamo, siete favorevoli, diciamo,
L'associazione dell'associazionismo? Noi vi lasciamo come associazione, siamo tuttora associazione, un esponente della vostra associazione ha fatto parte di una nostra lista a Mogliano Veneto, cioè noi viviamo di questo, siamo tutti volontari, siamo tutti squattrinati, siamo tutti autofinanziati, per cui più di così non abbiamo... Tra i problemi emersi, quello degli anziani, quello della sicurezza degli anziani. Sentiamo Bedin, Tino Bedin, che è presidente dell'Istituto di Riposo per gli Anziani di Padova, ma che tipo di problema viene fuori legato proprio alla sicurezza? Cioè la fascia degli anziani è quella debole, è quella più esposta, è quella che ha meno difese? C'è una sicurezza che dipende dalla società, e a questo però la Regione non ha titolo. Perché io credo che abbiamo davanti un candidato al Presidente e di questo dobbiamo... Allora, c'è però una sicurezza che riguarda le case. E allora io faccio una proposta, perché io penso, possono anche concordare con quanto lei dice, però le istituzioni con le loro decisioni creano cultura. Sì, assolutamente. Esatto, certo. E quindi non è solo l'inverso. No, mi sono spiegato male, Le faccio, io penso, sulla base della mia esperienza... che le persone anziane, quando parlo di anziani non parlo di pensionati, parlo delle persone che hanno da 75 anni in su e prevalentemente 85. Più stanno a casa meglio è. Certo. Però le nostre case non sono adeguate. E l'urbanistica e l'edilizia sono materie di competenza regionale. Le faccio una proposta. È possibile prevedere da parte della Regione, così come ci sono gli incentivi per ridurre i consumi energetici, degli incentivi per ridurre i consumi umani delle persone anziane che si spaccano la schiena per andare nella loro vasca da bagno? Allora, quello che ha mosso, tra virgolette, un po' tutto il movimento fondamentalmente riguarda la qualità della vita. Noi siamo dell'idea che stiamo vivendo nel Medioevo e che siamo tenuti nel Medioevo probabilmente per ingrassare le tasche di pochi. Oggi c'è la tecnologia, ci sono le risorse per migliorare la vita di tutti quanti, col telelavoro, col risparmio energetico, con quello che ha detto lei, cioè io voglio muovermi il meno possibile, io voglio abitare in una casa calda, in una casa piena di comfort, dove non mi devo spaccare la schiena per entrare in una stanza, in una vasca da bagno, dove posso tranquillamente areare la casa senza disperdere energia, cioè le tecnologie oggi esistono. Il problema è che non vengono assolutamente inserite nel nostro contesto. Normalmente credo che non ci sia malafede in tutto, probabilmente c'è anche una buona parte di ignoranza dal punto di vista degli amministratori. Non sanno che esistono queste soluzioni, ma ci sono. Pensiamo alle barriere architettoniche, pensiamo per esempio a questo problema. È una cosa che non viene inserita. Allora io dico che una società che non riesce a garantire i servizi per tutti, e quando dico tutti intendo il disabile, intendo l'anziano, non è una società civile. Non è una società civile e non sono cose impossibili, sono cose in cui la tecnologia potrebbe darci una grande mano. Ma se queste cose non vengono fatte, a volte per ignoranza, non ne usciremo mai. Noi siamo nel Medioevo, io quando faccio certi discorsi, ci sono certi esponenti politici che mi dicono no, ma lei vuole tornare indietro, vuole tornare a vivere negli alberi. È l'esatto contrario, io voglio fare un balzo in avanti usando tutto quello che oggi il mondo mi offre proprio per migliorare la qualità della vita, ma non a me che ho 38 anni che posso adeguarmi, proprio alle persone che invece hanno più problemi di me, l'anziano, il portatore di handicap, il bambino. Queste sono le grandi sfide, ma questa cosa qua si fa con una pianificazione che non può durare 5 anni. Noi dobbiamo decidere che le nostre case devono essere diverse, devono essere più agevoli, devono essere più... Io voglio una casa calda, non voglio una caldaia, cosa me ne faccio di una caldaia? Voglio il tepore, voglio il fresco d'estate, voglio il caldo d'inverno, voglio la possibilità di entrare in una vasca da bagno senza fare esercizi ginnici, voglio tutte queste cose. La tecnologia c'è, usiamola. Facciamolo, ma bisogna probabilmente demolire ciò che abbiamo e ricostruirlo con un'altra visione. Il problema è che a noi manca la visione. Stiamo andando verso la conclusione. Zanata.
Prima abbiamo visto durante le interviste che i cittadini reclamano sempre sicurezza. Sì. Sicurezza che viene sempre comunque associata al problema dell'immigrazione. Sì. Eppure il Veneto è una regione dove l'immigrato si inserisce in maniera sempre più felice che non in altre regioni. Cosa possiamo fare per diminuire questo senso, diciamo, di insicurezza che viene percepito dal cittadino? Dal punto di vista dell'immigrazione o in generale? Tutti e due i punti di vista. Allora, quella dell'immigrazione io credo che sia un problema legato più che altro a... Allora, fondamentalmente quando si sente parlare di immigrazione si parla sempre di volerla fermare l'immigrazione. Io credo che l'immigrazione non si possa fermare, nel senso che comunque la nostra vicinanza a degli stati che stanno, tra virgolette, peggio di noi, ci espone comunque a questo fenomeno e per cui siamo in qualche maniera costretti a doverla gestire. E per gestire la dobbiamo fare in maniera intelligente. Allora, io non credo che una forma intelligente sia introdurre il reato di clandestinità. Non cambia molto. Io credo che invece sia necessario sicuramente avere il controllo del territorio e per cui sapere quali persone sono in questo momento nella regione e per cui censire, per esempio, tutti gli immigrati e non, in maniera da sapere esattamente chi c'è e dove. E questa sarebbe già una prima forma di controllo essenziale. Poi sul discorso della sicurezza. Io leggo la sicurezza molto a un discorso di legalità e di certezza della pena. Il nostro è uno stato un po' strano, nel senso che chi delinque non paga a tutti i livelli. Una volta ci siamo divertiti con un noto giornalista molto più esperto di noi in queste tematiche a vedere se una persona che uccide, cioè che commette un reato gravissimo come togliere la vita di un'altra persona, in questo stato se applicassimo tutte le leggi possibili non farebbe un giorno di carcere. Allora, credo che si abbatta la delinquenza anche con la certezza della pena. Io lo dico a ragion veduta, nel senso che una persona che è cresciuta con anche me... Anche con una giustizia meno lenta. Certo, rapida, certo, certo. Cioè tutta una serie che riguarda la legalità... Certezza della pena e giustizia non... Assolutamente. Io ripeto, quando arriva lenta ho questa cosa di essere cresciuto con una persona della mia età che è stata uccisa per 50 euro e un bancomat. Io adesso vedo che queste persone hanno preso l'indulto. Fra un paio d'anni probabilmente me le troverò a circolare per la città. Capite che c'è qualcosa che non funziona in tutto questo? Senza voler essere per forza giustizialista, però c'è qualcosa che stride. Non si può parlare di sicurezza e poi votare l'indulto. Non si può voler per forza seminare terrore per motivi elettorali e poi comunque non affrontare il problema come va affrontato. Borrelli, siamo veramente arrivati alla conclusione. Abbiamo imparato a conoscere un candidato alla presidenza, il quale tra i suoi hobby è anche quello dell'ippica. Ama i cavalli, ama sciare, nonostante ci sia la neve, a sciare in questi giorni non si va perché si fa campagna elettorale. Ma le faccio una domanda sulla quale chiudiamo. Se dovesse chiederle perché i veneti dovrebbero votare per lei? Io credo che il movimento come il nostro sia l'ultima speranza che questa nazione ha. Nel senso, credo che i cittadini debbano riprendersi in mano questo Stato. Abbiamo uno Stato con un debito pubblico fuori controllo, abbiamo una situazione indecente dal punto di vista della legalità, abbiamo tutta una serie di problemi che credo che nessuna classe politica, né di destra, né di sinistra, né di centro, voglia veramente risolvere, perché l'avrebbero già risolto, si sono alternati al governo negli ultimi 20 anni più o meno tutti e le cose sono sempre andate peggio. Io credo fondamentalmente che sia il cittadino che debba riprendersi in mano le istituzioni. Noi abbiamo cominciato 2 anni fa, partendo dalla realtà a noi più vicina, per cui i comuni, oggi proviamo con la regione, e per cui sono i cittadini per i cittadini. Io credo che andiamo votati per questo motivo, perché è il cittadino che entra nelle istituzioni e tra l'altro con l'uso della rete siamo super controllati. Grazie per questa serata, l'appuntamento con i nostri telespettatori è per domani sera con un'altra puntata e un nuovo candidato con Governatore per una sera. Arrivederci.